Nuova puntata dell'Indiscreto, anche questa volta, dati i tempi, ci occuperemo un po' di quello che sta accadendo in città con la campagna elettorale praticamente alle porte e con gli ultimi ritocchi, insomma, anche se non sono proprio dei ritocchi per tutti, che le diverse coalizioni, i gruppi che si sono costituiti, si stanno cercando di definire, insomma. E quindi ne parleremo soprattutto, diciamo, con una sponda più verso il centro-sinistra questa volta, con il segretario cittadino del Partito Democratico, Peppe Di Cristina. Grazie Di Cristina per essere con noi. Ciao, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. E ovviamente abbiamo anche con noi, come spesso capita, insomma, anche il contraltare. E in questo caso abbiamo Paolo Cafà, che è esponente di Liberi Uguali, insomma, della sinistra alternativa al Partito Democratico. Grazie, Cafà, per essere con noi. Grazie per l'invito, buonasera ai telespettatori. Abbiamo appunto scelto di dialogare proprio con Di Cristina e Cafà perché comunque pur appartenendo diciamo a un'area tendenzialmente comune, che è quella appunto, come abbiamo detto in apertura, di centrosinistra, stanno facendo delle, almeno fino a questo momento, stanno facendo delle scelte diciamo diverse, perché comunque Cafà, insieme ad altri esponenti, qualche giorno fa ha annunciato, insomma, il suo appoggio verso la candidatura dell'imprenditore Maurizio Melfa, mentre Di Cristina con il Partito Democratico è impegnato proprio in questa fase in una serie di trattative dalle quali inevitabilmente dovrà emergere appunto il posizionamento del Partito Democratico che appunto, nonostante diciamo il momento non favorevole a livello nazionale, in ogni caso a livello cittadino gioca ancora un ruolo importante. E io inizierei proprio da Di Cristina. Di Cristina, voi ovviamente già dopo la sfiducia avete cercato di, insomma, capire che tipo di sviluppi politici si potessero venire a determinare e, diciamo, avete anche cercato di come dire, condurli questi sviluppi politici. Ora siamo arrivati però in una fase nella quale insomma, qualcuno si è già posizionato. Ci sono alcuni candidati ufficiali, soprattutto Melfa. Il Partito Democratico, insieme in realtà ad altre formazioni, non si è ancora collocato né ha espresso un candidato ufficiale. Ecco, Di Cristina, c'è il rischio, insomma, di essere partiti forte e di trovarsi invece adesso un po' spiazzati dalle ultime mosse? Allora, io penso che il Partito Democratico, poi questo diciamo, lo evidenzieranno gli elettori, la lista, quello che metteremo in campo, ha fatto uno sforzo di generosità. Lo sforzo di generosità è che noi siamo stati una forza politica che ha concorso insieme ad altre alla costruzione della sfiducia e con grande coerenza abbiamo sostenuto quel percorso di chiusura di quella stagione politica, che era la stagione politica del Movimento 5 Stelle e del sindaco messinese, perché ritenevamo che ci fosse un cortocircuito profondo che aveva portato la città in un immobilismo. La nostra sensazione era quella che l'unico modello possibile era quello del voto anticipato, pur avendo messo in campo tutti i tentativi possibili per cercare di chiudere la partita. Dall'indomani, con uno sforzo di generosità dal mio punto di vista, cioè quello di dire noi siamo anche disponibili a rinunciare alla candidatura della guida della città, pur avendo personalità all'interno che potrebbero ambire per farlo, e pur essendoci un nuovo corso nel Partito Democratico che è evidente nel gruppo consiliare e nella lista che stiamo costruendo, cioè nessuno ha avuto ruoli apicali tra quelli che stiamo candidando, nessuno fa parte con ruoli baricentrici nelle stagioni di governo di questa città. Avremmo potuto chiedere di guidare noi il processo così come posso essere lei, ma abbiamo detto: sentite, noi vogliamo lavorare per costruire un processo di larghe intese per riappacificare la città rispetto a un clima di odio e di rancore che continua a registrare, che è un clima di odio e di rancore che non aiuta la città rispetto a temi centrali.
Noi oggi siamo di fronte a una fase di riconversione di Eni e io per esempio porrò la questione, continuo a porre la questione in tutti i tavoli in cui mi siedo, compreso ora, proprio in una riunione che è finita pochi minuti fa, che dal mio punto di vista la prossima amministrazione deve essere un'amministrazione che deve avere un rapporto di autorevolezza con Eni, e questo bisogna dirlo chiaramente in campagna elettorale, anche per capire per esempio perché in questo momento si sta investendo sulla raffineria, già la ci hanno chiuso sulla raffineria, con tutti i motivi e tutti i modelli che sappiamo. Perché riteniamo che ci voglia un'amministrazione che abbia autorevolezza e prestigio a livello regionale e nazionale? Perché riteniamo che in un processo largo, in cui siamo pronti a fare anche un altro sacrificio, quello di poterci impegnare anche in un modello civico, anche questo pur mantenendo la nostra identità, perché su questo non ci possono essere discussioni. Allora, rispetto a questo è il lavoro che abbiamo svolto. Cosa registriamo? Registriamo che a questo sforzo di altruismo registriamo diversi egoismi. Io credo che ancora oggi ci siano troppi egoismi che non stanno aiutando il processo. Siamo arrivati, e lo dico qui con estrema sincerità, in una fase in cui non si può più perdere tempo, in una fase in cui bisogna con chiarezza dire quello che si vuole fare della città, anche perché io, come ho spiegato più volte, noi le elezioni possiamo perdere o le possiamo vincere, all'indomani ci saremo. Il punto è se noi vogliamo vincere o perdere le elezioni con un programma che sia un programma credibile. Noi perseguiremo ancora fino all'ultimo un programma credibile che possa unire forze diverse. Se non ci dovessimo riuscire, non ne possiamo neanche, diciamo, escludere l'ipotesi di scendere in campo anche noi con una nostra proposta e poi vediamo dove porta. Però a oggi il mio impegno continua a essere quello di cercare di unire forze diverse che abbiano riferimenti e che sappiano mettere in campo un processo di forza per questa città. Perché quello che ha caratterizzato la vecchia amministrazione, il tema vero, era la debolezza di questa amministrazione. E quello che noi più volte, io nella vostra testata, più volte attaccavo, noi come Partito Democratico, era debolezza nei confronti di Eni, oppure, diciamo, non sempre si condividevano i processi essenziali. Oggi siamo in una fase ancora, diciamo, più complicata di quella. Perché il processo di riconversione sta finendo e centinaia di posti di lavoro si perderanno e io non sento una parola rispetto a questo drammatico problema. Siamo in una fase in cui c'è una crisi economica che sta reinvestendo il Mezzogiorno e ce lo dicono tutti gli indicatori, gela compresa. Siamo in ritardo con i lavori del porto, per esempio, continuano al netto delle discussioni. Quindi rispetto a una fase che è ancora più drammatica, noi siamo ancora in una fase di egoismi e siamo ancora in una fase di rincorrere l'odio di alcuni pezzi di questa città che io ritengo minoritari, senza invece ascoltare la parte buona della città che ci chiede responsabilità. Di Cristina, visto che ci siamo, ma voi, diciamo, anche nella fase pre-sfiducia, mi riferisco alla sfiducia all'ex sindaco Domenico Messinese, avete cercato quasi di creare una sorta, definiamolo così, di laboratorio politico, che poi è sfociato anche nella sfiducia comunque condivisa da diverse aree politiche, senza troppe differenze. Ma al di là degli egoismi, ci sono altri motivi per i quali, diciamo, questo laboratorio politico legato alla sfiducia non è poi andato avanti, anche perché molti di quei protagonisti della sfiducia si sono già praticamente collocati politicamente anche in vista delle elezioni, mentre invece appunto la parte dello stesso PD, ma anche di altri gruppi che si rifanno al centro-sinistra, insomma, sembra che si siano alla fine trovati in una situazione quasi di isolamento. Ecco, perché questo laboratorio non è diventato poi progetto politico? Ma io temo che abbia prevalso l'egoismo in quella fase, probabilmente ci sono state perfino legittimamente diverse ambizioni che non hanno permesso di sprigionare il vero motivo della sfiducia, che era appunto quello di superare una fase contraddistinta per mille ragioni dalla incertezza, dal fatto che non si riusciva a mettere in campo una proposta e non si è riuscito a costruire un percorso unitario. Io tra l'altro fin dal primo minuto dissi, se ti ricordi, proprio il giorno della sfiducia, che noi eravamo pronti, modello Palermo, modello Trapani, modello Siracusa, cioè città che, diciamo, hanno le dimensioni di Gela,
a costruire un processo di larghe intese purché ci fosse un confine, un perimetro che non poteva essere Lega e 5 Stelle perché oggettivamente molto diversi, sapendo che per me è un sacrificio profondo anche ragionare con pezzi moderati del centrodestra, ma se c'è un programma di 5 anni per la città sarei stato disposto a farlo. Io credo che ancora ci sono i margini, sono margini risicati, ma tuttavia questo si può fare solo se è supportato da un programma forte e da una candidatura che si abbia le caratteristiche di rappresentare al meglio sensibilità diverse. Se questo non si fa, dobbiamo andare, diciamo, a fare scelte diverse. Chiaramente tenendo conto che questa città oggi ha bisogno di proposte, ha bisogno di idee e ha bisogno di politica, perché oggi l'attacco alla politica è la più grande sciocchezza. Io prima di venire qua stamattina sentivo un mio amico che ha scritto un libro, Peppe Provenzano, gli faccio una pubblicità, che lo pubblicizziamo in Macaluso. Macaluso ieri diceva una frase che a me ha convinto. Oggi il problema è la debolezza dei partiti, non è il fatto che ci siano pochi partiti. E rispetto a questo noi dobbiamo rilanciare questa visione. E siccome io ripeto, o si vince o si perde, dall'indomani noi saremo in gambo con la nostra faccia, con il nostro partito e con le nostre idee, io sono pronto anche a perderla questa partita in nome di un processo di coerenza che sappia dare alla città una proposta che sia credibile. Poi tra la sconfitta e dalla vittoria costruiremo la prospettiva. Cafà, lei insomma, anche in passato insomma, è stato un esponente anche importante del Partito Democratico, di quell'area appunto che usciva insomma, dall'esperienza più di sinistra. Ecco. E, poi pian piano insomma, ha anche preso le distanze, ha fatto l'esperienza della sinistra diciamo, alternativa, come spesso la si definisce, rispetto ovviamente all'area del Partito Democratico. Mi pare che negli ultimi tempi c'è stato, insieme ad altri esponenti, il tentativo anche un po' di riallacciare il dialogo con il Partito Democratico. Adesso invece avete fatto comunque una scelta che probabilmente tanti non si aspettavano, comunque appoggiare Maurizio Melfa, che comunque fino adesso non ha un vero e proprio appoggio partitico, comunque non ha appoggi ufficiali da un punto di vista ecco, di soggetti strutturati ecco, anche partiticamente parlando. Però appunto avete come dire, rotto il ghiaccio lei, ma anche esponenti del sindacato, avete deciso di appoggiare Melfa. Dal mio punto di vista quasi andando oltre diciamo, una certa visione, no? Comunque Melfa è un esponente che ha dei valori legati insomma, all'imprenditoria, però nonostante questo vi ha diciamo, convinti come scelta, ma è una scelta che avete fatto perché comunque non avete avuto altre possibilità rispetto alla vostra area di appartenenza oppure proprio una scelta convinta che avete fatto, visto che probabilmente forse Melfa, come avete anche detto voi, oggi è l'unica vera proposta civica che si fa alla città? Mi verrebbe di rispondere con una battuta. Anche Carlo Marx era borghese, eppure è stato il più grande pensatore della storia del socialismo scientifico, anzi con lui il socialismo viene spiegato proprio su basi scientifiche e la necessità di arrivare a una società di uomini liberi uguali proprio spiegata anche dalle regole del mercato. Bene, noi abbiamo partecipato a un tavolo politico molto composito, devo dire, che vedeva impegnato il sindacato nella sua interezza, liberi uguali, esponenti del Partito Democratico ed esponenti anche di altre categorie produttive, come per esempio la Confcommercio, io dico nome e cognome perché i concetti vanno espressi molto chiaramente in modo che la gente ci possa capire ancora meglio. Bene, un tavolo composito ma non eterogeneo che aveva un obiettivo, cioè l'obiettivo di esprimere una candidatura a sindaco che fuoriuscisse dalle solite regole dell'imprimatur o della nomenclatura, non ascrivibile a questa o quell'altra cultura politica, a questo o quell'altro schieramento politico del passato, non tanto perché gli schieramenti non hanno più ragione di essere, di esistere,
o perché in passato mal rappresentati, quanto per il fatto che in realtà all'ordine del giorno dei problemi della città l'agenda non si chiama appartenenza al centro-sinistra o appartenenza al centro-destra, l'agenda si chiama emergenza economica e sociale di una città che è la stessa città della Sicilia, sulla quale tutte le culture politiche, tutte le soggettività responsabili debbono provare a dare il loro contributo per farla risollevare dal punto di vista economico e sociale. Ci siamo riusciti in parte, perché in questo tavolo c'erano anche compagni appartenenti al Partito Socialista. Siamo riusciti in parte perché a un certo punto erano state fatte delle indicazioni. Le indicazioni chiaramente all'inizio andavano nella direzione della cultura politica alla quale noi apparteniamo, perché si indicava Ignazio Giudice, eminente rappresentante della sindaca della CGIL, provinciale della CGIL, a cui naturalmente io culturalmente, come anche Peppe, si sente molto vicino. Era stata anche indicata la figura di un noto pediatra, dirigente del reparto di pediatria dell'ospedale di Gela, e successivamente una figura molto più moderata che ha anche appartenuto a un altro schieramento politico, che in passato si era anche contraddistinto per avere fatto delle battaglie molto oneste e con cognizione di causa e con qualità. Bene. Durante questo percorso si è dovuto registrare che c'era l'indisponibilità da parte delle indicazioni che si erano fatte all'inizio, e alla fine l'attenzione si era concentrata su Massimo Catalano. È evidente, in politica non è niente, non c'è nulla, diciamo, di fisso. La politica è sempre dinamismo, ci sono flussi che non puoi controllare, no? Anche voi quando scrivete nel giornale sembra che andiate in contraddizione con quanto scritto un'ora prima. Perché? Proprio perché non si possono dominare determinati processi. Cos'era successo? Era successo che nell'arco di 48 ore noi pensavamo che quella candidatura riuscisse a catalizzare altre espressioni politiche, altre espressioni culturali, proprio per le ragioni per le quali si era espresso poco fa il segretario del Partito Democratico, cioè creare un fronte ampio, sebbene diciamo composito, ma non eterogeneo, che andasse in una determinata direzione. Bene, non ci siamo riusciti con queste candidature, sia per l'indisponibilità dei primi due designati, e sia per diciamo, l'avere evidenziato che probabilmente con la terza candidatura non si riusciva a coagulare questo, diciamo, fronte molto, molto ampio. Alla fine viene fuori la proposta di Merfa. Merfa è un imprenditore molto noto, cioè uno che dice molto chiaramente che ha avuto grossissime difficoltà nel gestire inizialmente la propria azienda, vi è riuscito, l'ha risanata e ora mi pare che dia posti di lavoro a decine e decine di lavoratori, non solo, ma mi sembra che lo stesso sia visto non come un padrone, un datore di lavoro fustigatore, ma come una persona che è molto vicina al mondo del lavoro, quindi alle esigenze dei lavoratori, i quali vengono gratificati in funzione anche delle attività che svolgono proprio per l'azienda. È una persona molto apprezzata. A me sembra che pensare concettualmente che di sinistra non debba propendere per chi appartiene, per esempio, alla classe degli imprenditori è un errore pregiudiziale, cioè obiettivamente, cioè un pregiudizio, un preconcetto. Noi riteniamo invece che le candidature debbano essere verificate e valutate sulla scorta di quello che offrono. Che cosa propone? Propone, c'è uno spot molto bello, non so se dura 30 secondi, 40 secondi, in cui si dice che la bellezza di questa città bisogna guardarla con occhi nuovi. L'occhio nuovo, naturalmente, dal nostro punto di vista, non è la nomenclatura. L'occhio nuovo può essere anche questo imprenditore che ci mette la faccia, ci mette anche i suoi soldi e ha un'idea di ripresa economica e sociale di questa città. Noi dobbiamo valorizzare tutte le risorse, vi compreso anche la classe imprenditoriale, che non vuol dire propendere a Gela per l'affermazione dell'ordine sociale, del capitalismo e del mercato, significa semplicemente che anche da questa gente può esserci ovviamente un contributo per appunto provare a far uscire dalle secche dell'attuale, diciamo, ristrettezze economiche della città i cittadini della sesta città di Gela. Della Sicilia. Ecco Cafà, ma appunto ritornando proprio sulla scelta che avete fatto, ma possiamo anche però dire che appunto una scelta di questo tipo la fate anche perché, diciamo, quello che era il blocco di centrosinistra
insomma, faccio anche un esempio, quello magari legato diciamo, a qualche anno fa, non esiste praticamente più, cioè non c'è più un vero e proprio blocco di centrosinistra in una città che in realtà per decenni è stata campione del centrosinistra. Questa è una città che ha gestito, cioè è stata gestita nel senso amministrativo della parola, dal 94 al 2010 dal centrosinistra, e quindi è una città che, in cui il centrosinistra ha affermato un'idea di sviluppo della città e che per certi versi dobbiamo dire che questa idea ha ben funzionato. Diciamo che c'è stata una fase in cui in realtà qualcuno ha pensato più al proprio ego piuttosto che, diciamo, alle politiche economiche e sociali. E possiamo anche fare riferimenti temporali dal 2007 al 2010, io posso testimoniare questo perché ero in consiglio comunale. Bene, essere fuoriuscite dal solco del buon governo che la sinistra aveva avviato per un certo periodo di tempo è stato quasi esiziale per lo schieramento al quale noi apparteniamo, per esempio per il centro-sinistra. È stato esiziale perché obiettivamente nell'immaginario collettivo a un certo punto si è capito, anche con l'amministrazione messinese in questi 4 anni che sono stati obiettivamente molto difficili, che la città naturalmente poteva anche avere di più. Per esempio, noi abbiamo investito moltissimo nel settore economico trainante che è stata l'industria, e a un certo punto, anche per responsabilità nostra, l'industria non c'è più. E quindi questa città è stata catapultata di colpo nel baratro, obiettivamente senza avere delle alternative economiche. E su questo naturalmente l'opinione pubblica non perdona, perché ci ascrive una responsabilità collettiva, non dico personale, su cui noi ovviamente siamo chiamati a riflettere. Di Cristina, ritornando appunto agli ultime settimane, sono state, come lei stesso insomma, ha testimoniato, state settimane veramente molto molto confuse, convulse perlomeno. Voi stessi state cercando insomma, di mettere insieme una coalizione che possa comunque presentarsi agli elettori. Ecco, tanti in realtà dicono che è una fase nella quale si parla tanto di nomi ma pochissimo di programmi. Ecco, ma in una situazione come quella anche che state affrontando voi, che comunque dovete scegliere gli alleati, non è ancora più difficile insomma, mettere insieme anche un programma credibile? Io penso di no, cioè, lo sforzo fatto in queste settimane è esattamente l'opposto rispetto al punto, cioè noi in queste settimane ci siamo sforzati di parlare di quale visione noi abbiamo della città, di come la immaginiamo, anche nei tavoli in cui abbiamo partecipato noi abbiamo posto queste condizioni. Il tema dei nomi è un tema che ha caratterizzato la campagna elettorale, che non è mai partita per la verità, eppure c'è stata sempre, rispetto a una serie di questioni e di vicende che ci hanno compresso proprio sul fatto che al centro di tutto c'era una serie di veti incrociati. Cioè noi arrivati a un certo punto ci siamo trovati su tutta una serie di nomi che hanno caratterizzato il centrodestra, il centrosinistra, le forze civiche, su quello schema di veti incrociati che oggettivamente non aiuta il processo, perché se tu metti prima il nome dell'idea, se tu non marchi il perimetro, poi oggettivamente hai una difficoltà nel mettere in campo quale progetto vuoi fare per la città. Il tema però ritorna ad essere la città. La mia sensazione in questo momento, ed è quello che continuo a dire, è che noi ci troviamo a 60 giorni dalla campagna elettorale con una città che è totalmente assente da questa campagna elettorale, perché non siamo riusciti a coinvolgerla, perché non c'è un progetto. In questo momento ci sono una serie di nomi, ma manca il progetto. Rispetto a temi baricentrici, non per il futuro di un singolo pezzo di società, ma per il futuro di tutta la città, e voglio ricordare, perché voglio dire, questa è una cosa che io dico pur non essendoci nato, questa è una città che ha un ruolo baricentrico per un territorio vasto a cavallo di 2 province. E oggi noi, rispetto alla ZES, rispetto all'ENI, rispetto alle politiche di sviluppo, rispetto alle politiche del lavoro, non stiamo dicendo nulla. Ora, o noi mettiamo al centro le questioni che riguardano Gela e su questo costruiamo una candidatura che abbia il tratto della condivisione, perché oggi noi siamo di fronte a una città che è arrabbiata, mentre stiamo parlando probabilmente c'è qualcuno che commenterà contro di noi e che commenterà poi quando arriverà uno di un altro partito in maniera indiscriminata, perché c'è una città arrabbiata e la città è arrabbiata, un pezzo di città è arrabbiata proprio perché noi non riusciamo a interpretarla questa rabbia, non riusciamo a capire da dove arriva questa rabbia, e la risposta
non è la ricerca, diciamo, spasmodica del nome. Perché se è Peppe Di Cristina e Paolo Cafà, per me, diciamo, o per la mia cultura politica, non è un grosso problema. Il problema è quello che rappresentiamo e su quale perimetro andiamo. Su questo io voglio essere chiaro, perché è un tema del dibattito. La lista del Partito Democratico, che decideremo poi insieme a chi sarà l'alleato, se, diciamo, sarà modello Palermo piuttosto che modello Trapani, oppure sarà più tradizionalmente così come è stato in Sardegna o in Abruzzo, ma sarà la lista del Partito Democratico. Comunque vada, arriverà con la sua identità, orgogliosa della sua identità, orgogliosa dei processi di discontinuità, perché compagnia elettorale inizierà e spiegheremo come questa classe dirigente ha oggettivamente meno responsabilità di altri rispetto ai disastri. Nonostante tutto, io sono uno di quelli che non ha avuto perplessità nel chiedere scusa per tutti, anche, diciamo, per responsabilità che oggettivamente non avevamo. Abbiamo dimostrato un filo di coerenza nei rapporti con la giunta messinese, perché quando io venni eletto segretario dissi che questa giunta sarebbe stata sfiduciata se continuava così, e l'abbiamo sfiduciata. Poi la storia dirà se abbiamo fatto bene o male. Io credo che noi arriveremo con la nostra identità, la nostra cultura, con chi ci vorrà, eccetera, eccetera. Ma su noi chiederemo tre cose, tra le tante. Chiederemo nettezza nei rapporti con Eni. Chiederemo una grande politica trasparente nel rinnovamento dei rapporti della burocrazia del comune, che va profondamente cambiato. Ma soprattutto chiederemo coraggio. Coraggio in grosse scelte che questa città dovrà fare nei prossimi mesi. Di Cristina, insomma, le questioni sul tavolo, sul vostro tavolo soprattutto, sono tante, sono diverse, però insomma è chiaro che voi delle scelte comunque le avete fatte. Io ricordo anche per sgombrare un po' il campo, no? Io ricordo proprio all'indomani della sfiducia avete convocato una grande assemblea, la prima cosa che si è detto è che comunque... diciamo, i grandi vecchi, definiamoli così, mi riferisco ad esempio all'ex deputato speciale, insomma, erano comunque, facevano già un passo indietro, cioè la sfiducia non era stata una sfiducia, ecco, come tanti dicevano, manovrata dall'esterno per far ritornare chi non c'era più in comune. Probabilmente però forse questo passo indietro, ed è quello che poi ha diciamo, pesato sull'intera trattativa, tanti altri non l'hanno voluto fare, cioè anche questo rientra, diciamo, nel, appunto in quello che diceva all'inizio, probabilmente, cioè in questo individualismo spinto probabilmente di alcuni, che adesso vi porta a pochissimi giorni dall'inizio della campagna elettorale a non aver ancora fatto una scelta concreta. Io capisco dove vuoi arrivare e voglio risponderti su due elementi. Uno, i consiglieri comunali. I consiglieri comunali, che sono persone che meritano rispetto, io parlo per quelli del mio partito, voglio ricordare che per la prima volta nella storia di questa città hanno rinunciato a un ruolo, a un'indennità e a una posizione politica. E credo che per questo meritino rispetto, perché sono stati conseguenziali. Li ho ringraziati allora, li ringrazio allora, perché tra l'altro quasi tutti, diciamo, quelli del gruppo del PD si stanno ricandidando nella lista del PD, lo posso dare ormai quasi per certo, a cominciare dal Presidente del Consiglio Comunale, a finire dal Capogruppo, e questo dimostra grande senso di responsabilità. Tu a quell'assemblea c'eri, fu qualche giorno dopo. Noi abbiamo detto che saremmo stati pronti anche a rinunciare alla candidatura a sindaco, non solo per chi è più avanti di età, diciamo, o chi ha avuto in passato ruoli di prestigio, ma tutti, voglio dire, dal più giovane al più bravo, a quello che ha più esperienza. In altre parti sono prevalsi egoismi. Ora io rilancio questo ragionamento, io mi auguro che questi egoismi, diciamo, si finiscano e si cerchi di capire che bisogna costruire, se si vuole costruire un percorso insieme a noi, un percorso condiviso, che parta dalle idee e arrivi a una proposta che le sappia rappresentare e incarnare. Altrimenti, diciamo, cercheremo di darci da fare. Non ci sono strade precluse, come più volte ho detto. Io convocherò subito dopo le primarie, perché chiaramente siamo oggi anche in una fase interna, lo voglio ricordare, domenica, che è assolutamente delicata. Se posso, dico sì, che sì, sì. Domenica dalle 8 alle 20 in Piazza Caterabbi, sì, ci sarà lo stand per poter votare il segretario nazionale del partito. Tutti sanno chi sono i candidati, eccetera. Quindi siamo anche dentro una fase. Io vengo ieri mattina a una riunione a Palermo regionale proprio in tal senso. Quindi siamo anche dentro una fase delicata di riassetto interno. Però detto questo, diciamo, ci siamo fatti deconcentrare il minimo possibile dalla fase congressuale. Dopo il giorno del 3/3 io convocherò una direzione immediatamente dopo, un'assemblea su cui il Partito Democratico chiuderà questa vicenda e farà una scelta definitiva. Rispetto a questa scelta definitiva, noi ancora una volta anteporremo anche alla nostra storia la città.
e gli interessi generali di Gela, perché crediamo che in questo momento non è il momento dell'io, ma è il momento del noi. E non è uno spot dire che in questo momento, come non mai, bisognerà mettere al centro le persone con i loro problemi. La sensazione che stiamo dando, e lo dico anche a Paolo, con cui spesso condividiamo e a volte no alcuni ragionamenti, è che siamo distanti dai problemi delle persone. Noi in questo momento stiamo dando la sensazione, tutti, io per primo, così ci capiamo, la sensazione che siamo tutti dentro a un ragionamento politicistico in cui pensiamo solo a noi stessi, alle vicende politiche. Quando c'è una città in sofferenza, quando c'è una città che ha un disagio che non ricordo nella storia recente, perlomeno negli ultimi 15 anni, e questo teatrino è distante anni luce dalle vicende che riguardano Gela. Noi rinnoviamo, niente nomenclatura, noi rinnoviamo, niente ritorno al passato, neanche al futuro, però chiediamo rispetto per quello che abbiamo fatto in questi anni. Io voglio dire una cosa. A osteggiare le elezioni alla mia segreteria, come tutti sanno, fu l'ala renziana. Tutta. In nome del fatto che io rappresentavo un'altra area, allora quella che faceva riferimento a Cuperlo. E tuttavia, nonostante io non sono mai stato renziano, quando Renzi fu il segretario del partito, io rispettai quella posizione e andavo avanti perché credevo che in quel momento bisognasse, per esempio nella vicenda referendaria, diciamo, lottare su questa cosa. Ora mancano secondo me questi elementi, cioè ognuno di noi sta portando delle scorte di scorie passate e le riversa nel futuro. Io credo che se noi vogliamo costruire un futuro in questa città, tutti noi, tutti, chi ci guarda, chi ha ruoli politici, chi nella professione, chi deve superare le scorie, perché se andiamo avanti con le scorie, questa è una città che resterà incattivita, è una campagna elettorale incattivita, e io spesso su Facebook vedo che è, diciamo, anche diffuso l'incattivimento, non è solo nei confronti di X o di Y, ma nei confronti di tutti. Sarà una campagna elettorale in cui si andrà a ribasso, il rischio è un nuovo messinese. Ecco, Cafaio, insomma, partire proprio da questo, cioè riprenderei quello che ha detto Di Cristina. Voi comunque avete fatto una scelta, non condividete al momento la posizione del Partito Democratico, che ovviamente nulla escluso, appunto, come mi suggeriscono, però insomma avete comunque fatto una scelta ben prima del Partito Democratico. Ecco, probabilmente Melfa potrebbe anche, come dire, ripetere il cammino che 4 anni fa ha fatto l'ex sindaco messinese, anche se comunque era appoggiato da un partito ufficiale come il Movimento 5 Stelle, ma nell'eventualità di un governo Melfa della città non c'è il rischio di ripetere l'isolamento politico che ha avuto Messinese, dato che comunque correte senza una copertura vera e propria partitica? Non era Maurizio? No. Generale. Allora, sì. No, allora, io voglio invece ricordare esperienze diametralmente opposte, cioè dire di sindaci che dal 94 al 2010 hanno avuto una maggioranza bulgara, si direbbe, no? In consiglio comunale. Oltre i 20 consiglieri comunali, tranne il primo Crocetta, sì, però riusciva anche con diciamo i buoni uffici di Pino Federico, riusciva in consiglio comunale a creare quel sano consociativismo per il quale si andava avanti, no? Perché si predicava bene di giorno e di notte si faceva l'esatto opposto. Vabbè, a parte questa battuta, il consiglio comunale è dirimente, soprattutto sulle politiche economico finanziarie, soprattutto sul programma triennale delle opere pubbliche, sul bilancio, che è un aspetto della materia complessiva riguardante la cosa pubblica fondamentale, soprattutto per una città che bisognerebbe risanare, correlato al bilancio di previsione. Mi si dice che negli ultimi tempi addirittura questo documento importante, cioè questa materia importante del programma triennale delle opere pubbliche, non sarebbe stato manco votato in Consiglio Comunale, così come imporrebbe la legge e il buonsenso, visto che sono bilancio e programma triennale delle opere pubbliche due materie che si intersecano. Quindi io non mi preoccuperei tanto del fatto che in Consiglio Comunale non ci può essere, diciamo, la maggioranza a sostegno del sindaco espresso. È evidente, no, che uno auspica di avere, diciamo, una maggioranza tale in modo da poter avere agibilità in Consiglio Comunale per fare passare tutta una serie di politiche, perché tu hai un programma, ti caratterizzi per questo programma in Consiglio Comunale deve essere sostenuto e supportato, è evidente. Però io non lo colorerei di un'importanza dirimente, fondamentale, questa questione
Se poi mi si dice, ma proprio perché c'era carenza di numeri a sostegno della giunta messinese, il sindaco messinese è stato sfiduciato, ma il sindaco messinese, anche se avesse avuto una maggioranza bulgara, sarebbe dovuto essere diciamo, sfiduciato proprio perché la città stava annaspando, ormai si navigava a vista, no? Le difficoltà le vedevamo giorno dopo giorno, soprattutto per esempio per quanto riguarda la materia che mi è più cara, quella dei servizi sociali. C'è stato un taglio spaventoso, io mi ricordo che si investiva in illo tempore qualcosa come 16 milioni di euro, che non erano bruscolini, ora mi si dice siamo a livelli di 3 milioni. Comunque, quindi io penso che il ragionamento deve essere fatto a prescindere dai numeri in consiglio comunale. Il programma deve essere chiaro, da che cosa deve partire questo programma? Da quello che si ritiene fondamentale per creare anche le condizioni di uno sviluppo produttivo, economico e sociale. Quando dico sociale, io mi pongo il problema da uomo di sinistra della equa redistribuzione della ricchezza in questa città, che non c'è obiettivo, così come non c'è in Italia obiettivamente, se dobbiamo porre questo problema. E le attività produttive in questa città si possono portare avanti. Questa è una città arida dal punto di vista delle attività produttive, visto che anche a Licata, a Vittoria abbiamo centri, no? Come si chiamano questi? I discount, i centri commerciali. A Gela invece non si fa altro che discutere e in realtà non si riesce mai a parte, diciamo, qualche opera con l'amministrazione Crocetta che è stata annunciata in pompa magna e poi ha fatto la fine che sappiamo, non si riesce mai a mettere la prima pietra in riferimento, diciamo, alle attività produttive. Noi dobbiamo, per tutti gli imprenditori, per tutti quelli che vogliono investire sulle risorse naturali di questa città, creare veramente tappeti rossi. E ci sono le condizioni, una delle condizioni, lo faceva il riferimento lui, è anche la sburocratizzazione dell'ente comune. Cioè noi abbiamo una classe dirigente di funzionari, ovviamente di qualità, vanno incentivati e vanno posti nelle condizioni di poter mettersi al cospetto della classe politica il rapporto di collaborazione, non il rapporto di ostracismo, di contrapposizione, perché la classe politica dà direttive, indicazioni, indirizzi amministrativi e loro hanno la facoltà, nel rispetto della normativa, di portarli avanti. Quindi creare queste sane sinergie, muoversi simultaneamente verso la stessa direzione e poi il risanamento urbanistico di questa città, ce lo siamo dimenticati, questa è una città che è stata seviziata dall'abusivismo edilizio, bisogna anche ripartire di lì, visto che l'edilizia è completamente ferma. E infine, parliamo sempre di attività diciamo così, turistiche, il cosiddetto terziario, eccetera. Ma come lo vogliamo noi avviare il terziario e le attività turistiche se non creiamo le condizioni proprie di una società più accogliente? Cioè, quante attività volte alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica vengono poste in essere dalla classe politica in realtà, durante l'attività amministrativa della cosa pubblica, di gestione della cosa pubblica? Niente, perché non viene investito nulla in cosiddetta pubblicità progresso. Quindi andiamo in questa direzione. Con riferimento al tema delle alleanze, il Partito Democratico e il Libero Uguale hanno avuto rapporti di interfaccia, no? Non hanno partecipato allo stesso tavolo, ma ci siamo sempre detti che l'auspicio era che si andasse nella stessa ampia coalizione, con le regole che abbiamo cercato, insomma, di spiegare questa sera in questa trasmissione. Il nostro è un auspicio, perché non c'è nulla di impossibile in politica, c'è l'auspicio di continuare ad avere questa prospettiva di un ampio fronte, compreso il Partito Democratico, che, schiarite le idee anche dal punto di vista programmatico, vada ad affrontare le elezioni ponendosi in alternativa a determinate categorie di centrodestra che in realtà stanno dimostrando, e lo vediamo attraverso le televisioni, le emittenti televisive e attraverso i giornali, non fanno altro che dimostrare la loro pochezza sul piano veramente politico e culturale. Noi siamo in chiusura. Di Cristina, proprio un paio di secondi. Questa sarà l'ultima campagna elettorale del PD con Di Cristina alla guida? Speriamo di arrivarci alla guida, alla campagna elettorale, no.
No, sì, possibile, ma voglio dire, non penso che sia la cosa che diciamo interessa di più, diciamo, entusiasmi di più i gelesi. Non è il tema che guida il Partito Democratico, semmai il tema è quale visione abbiamo per la città. Penso che l'esito sarà più interessante rispetto di chi lo guida. Indipendentemente dall'esito, insomma, ecco, penso proprio di sì. Probabilmente sarà l'ultima. Va bene, noi in attesa di capire appunto quali risposte arriveranno dal Partito Democratico, chiudiamo e ringraziamo il segretario cittadino del PD Peppe Di Cristina per essere stato con noi, ancora grazie Di Cristina. Grazie. E ringraziamo anche Paolo Cafà di Liberi Uguali per essere stato con noi, ancora grazie per l'invito. Questo era l'Indiscreto, io vi rinvio alle prossime puntate, ancora grazie.